tutti e benvenuti alla quarta conferenza nazionale sulla sharing mobility. Oggi parleremo di micromobilità, di come muoversi in città con leggerezza. Ne parleremo con i tre rappresentanti delle aziende più famose di monopattini sharing al mondo, ovvero Giulio De Balzo di Bird. Ciao Giulio, benvenuto. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno a te. Con Alessio Raccagna di Lime. Benvenuto anche a te Alessio. Grazie mille, buongiorno a tutti. E con Andrea Giarretta di Dot. Buongiorno a tutti, grazie. Benissimo, benvenuti. Oggi, come prima domanda per capire questo tema e questo settore, chiederei ad ognuno di voi di presentarsi, di presentare la propria azienda e di dare qualche dato utile per far capire questo settore, per esempio il numero di utenti che avete al vostro servizio in Italia, il numero di veicoli o per esempio in quale città operate, se ci sono progetti in cantiere per il 2020, per la fine del 2020 o per il 2021. Insomma, fateci una panoramica del vostro servizio, per favore. Giulio, se vuoi inizia tu. Certo, appunto io rappresento la Bird qua in Italia. La Bird è nata circa 3 anni fa a Santa Monica negli Stati Uniti. Il nostro fondatore, che negli anni precedenti aveva lavorato per diverse aziende di ride hailing come Uber e Lyft, voleva ridare un po' indietro alla società quello che aveva ricevuto lavorando in questo settore e ha pensato di farlo elaborando un nuovo modello di business che avesse lo scopo di rimuovere le auto dalla strada. E quindi ha avuto l'intuizione di mettere sul campo Bird, proprio sperimentando nelle strade di Santa Monica con alcuni monopattini elettrici per uso privato, dei monopattini che sono completamente diversi da quelli che oggi troviamo in strada. Infatti i primi monopattini del settore erano monopattini che duravano 2, 3, 4 mesi, che però hanno fatto capire a chi ha sperimentato questo business che c'era la possibilità di, sviluppando questi monopattini, di creare anche un sistema che fosse sostenibile sia per le aziende che lo avviavano sia per le società dove questo servizio veniva sperimentato. La Bird dunque da quel momento è diventata la prima società al mondo ad avviare il servizio e una delle principali al mondo adesso a svilupparlo, con una presenza in oltre 120 città in tutto il mondo, specie negli Stati Uniti e in Europa. E anche l'Italia per noi è uno dei mercati principali, se non, vi dico, con quello che sta succedendo nelle ultime settimane, direi quasi il più importante mercato europeo per la micromobilità in sharing. Noi in Italia siamo presenti in 6 città, che sono Pesaro, Verona, Torino, Roma e Milano, e Rimini, e abbiamo una flotta di circa 5.000 veicoli, 4-5.000 veicoli, e puntiamo ad espanderci ancora in altre città italiane nei prossimi mesi a venire. Gli utenti, il servizio è stato già usato da diverse decine di migliaia di persone e l'utilizzo è sempre in crescita, perché è vero che adesso con il Covid-19 il turismo sta diminuendo, ma allo stesso tempo la fetta di persone che non hanno ancora provato lo sharing in Italia è enorme, e dunque noi, facendo le giuste politiche aziendali e lavorando braccio a braccio con i comuni, abbiamo la possibilità comunque di fare usare il servizio a tantissimi italiani che non l'hanno ancora provato, perché la sfida del nostro settore è proprio quella di trasformare una grande fetta degli spostamenti urbani, che è oltre il 50% degli spostamenti urbani sotto i 3 chilometri, dalle auto alla micromobilità leggera. Questa è la sfida e possiamo partire a farlo già direttamente con i residenti. Infatti i nostri dati ci dicono che il recupero post-Covid in realtà non si sarebbe detto, ma si sta allineando abbastanza con quelli che erano già i numeri precedenti, e contiamo che possa crescere ancora e crescere bene. Perfetto, grazie mille, molto interessante quello che ci hai raccontato. Passiamo subito la parola ad Alessio, che ci fa anche lui una panoramica del servizio di Lime con qualche dato. Sì, grazie mille. Anche Lime è nata 3 anni fa, anche Lime è nata in California, e l'obiettivo anche per noi sin dal principio è stato quello di ridurre il numero di veicoli privati presenti sulla strada. Abbiamo avviato le nostre attività in un piccolo college in North Carolina, e da lì
l'espansione è stata vertiginosa, siamo arrivati ad essere in oltre 120 città nel mondo, di 30 paesi in 5 continenti, quindi passando da Los Angeles alla Nuova Zelanda, al Sud America e ovviamente all'Europa. In Italia siamo attivi in 4 città, Torino, Roma, Verona e Rimini, con una flotta complessiva di circa 2.500 veicoli. Quello che stiamo vedendo anche noi è un sempre maggiore interesse, sempre maggiore interesse verso questi veicoli che sono in grado di mantenere il corretto distanziamento sociale. Per questo nella fase della mobilità post-Covid la cosiddetta mobilità dolce è centrale per consentire di spostarsi in totale sicurezza. Per quanto riguarda alcuni dati, noi abbiamo appena raggiunto il traguardo dei 150 milioni di viaggi a livello globale e anche in Italia i numeri, anche grazie a un quadro normativo che si è finalmente definitivamente chiarito, stiamo raggiungendo dei dati molto importanti. Abbiamo toccato, dopo solo 2 settimane dall'avvio del servizio a Roma, già 50.000 utenti. E, per quanto riguarda i piani di espansione, assolutamente sì, anche per noi qualsiasi opportunità potrà avvenire nei mesi futuri o con l'inizio del nuovo anno, saremo assolutamente pronti a coglierlo. Ci puoi ricordare quanti veicoli avete in Italia? Sì, tra i 2.500 e i 3.000. Ok, perfetto, grazie mille. Andrea, prego. Sì, Dot è un po' diversa dal punto di vista proprio di Genesi. È una startup che nasce nel 2018, una startup europea e che nell'essere europeo ha un po' il proprio DNA. Noi siamo presenti ad ora in vari mercati come Belgio, come Francia, come Italia, Germania, però il nostro focus è quello di rimanere in quest'ambito, che probabilmente è l'area con più alta concentrazione di necessità di micromobilità, e cercare piuttosto di espanderci su altri tipi di veicoli man mano. Stiamo già sviluppando una bicicletta, così come dall'inizio abbiamo sviluppato il monopattino internamente. Mi collego un po' alla storia che raccontava Giulio per quanto riguarda Bird. Vero che siamo partiti un po' dopo, però il nostro ragionamento è stato quasi antitetico. Noi da subito abbiamo voluto sviluppare un monopattino su nostre specifiche, abbiamo voluto sviluppare un'applicazione piuttosto che un firmware, che è il software che coordina tutti i meccanismi all'interno del monopattino stesso, perché da subito ci siamo identificati non come un'azienda di servizio, quindi non come una startup che deve crescere in fretta, ma come un'azienda di prodotto. Un'azienda di prodotto è un'azienda che deve possedere quello che vende, in questo caso quello che noleggia, e deve possedere il know-how. Noi infatti da subito, come dicevo, abbiamo sviluppato tutto interamente, inclusa anche la parte di operatività. Noi ci avvaliamo di personale comunque a libro paga, quindi il personale che gestiamo direttamente. Questo da un lato magari rallenta un po' l'espansione, però migliora molto l'efficienza e molto il controllo. Quindi in una situazione in cui ci sono varie aziende competitor, probabilmente questo è il nostro valore aggiunto, almeno quello che vogliamo portare. Su Italia siamo presenti in 3 città, siamo presenti a Torino, Milano e Roma, con una flotta che è superiore ai 2.000 veicoli. Stiamo facendo anche application, stiamo perlustrando altri percorsi a livello di altre città che si stanno aprendo a questo settore, e il nostro obiettivo è quello di diventare in Italia uno dei player fondamentali, di rimanere, vorrei dire, perché in questo istante siamo noi 3 per ora quelli che posseggono la maggior flotta presente, il livello più di servizio proprio maggiore, vorrei dire. Perfetto, qualche dato su per esempio il numero di veicoli e utenti che avete in Italia? Il numero di veicoli, dicevo poco fa, è oltre 2.000 veicoli, sono 1.000 a Roma, sono 750 a Milano, sono 500 a Torino. Per quanto riguarda le date, a Torino abbiamo iniziato il 13 dicembre, Milano e Roma in realtà siamo partiti un giorno di differenza, il 25-26 di maggio. Come utenti siamo comunque nell'ordine di decine di migliaia di utilizzatori per città, nonostante alcune di esse siano aperte da veramente poco. Un po' dimostrazione dell'appetito che c'è in questo periodo. Benissimo, visto che voi di Dot operate principalmente, anzi credo esclusivamente in Europa, da quello che ci ha appena detto. Sì, sì. Solo questo in Europa. È il nostro value, rimanere europei.
quanto è facile operare in Italia o difficile rispetto alle altre città europee? Allora, dipende, perché dal punto di vista normativo non è stato assolutamente facile. Tutti sappiamo le peripezie che ci sono volute per dare una dimensione giusta a quello che è questo tipo di veicolo. Dall'altro è anche vero che è più semplice sotto alcuni aspetti. In Italia c'è un clima, ci sono città che effettivamente sembra siano fatte apposta per la micromobilità. Non solo per il monopattino, anche quando porteremo la bicicletta, ritengo che riusciremo a dare un valore aggiunto a tutte le città, a tutti i quartieri, a tutte le zone d'Italia e fare in modo tale che l'ultimo e il primo miglio diventino poi di fatto il modo per rilanciare ogni singolo quartiere di ogni singola città, cosa che ad ora è abbastanza bloccata per l'intasamento che c'è a livello di stradale. Le città italiane sono state progettate per pedoni, cavalli, carrozze, non per macchine. È chiarissimo. Ho una domanda per Alessio. Il Sud, cosa sta succedendo? Nel senso, vi vediamo quasi tutti gli operatori di monopattini sharing operare al Nord o al Centro Italia. C'è qualche progetto per il Sud, qualche progetto insomma in divenire che volete sviluppare per portare il servizio anche al Sud? Assolutamente, come diceva Andrea prima, non è tanto l'area geografica che connota la facilità o meno di avviare il servizio, ma è quanto più le condizioni che si trovano dal punto di vista normativo. Noi siamo soggetti che offrono un servizio in una città e come tale devono passare attraverso un procedimento pubblico, sia esso una manifestazione di interesse piuttosto che un bando. In alcune delle città le condizioni, ma questo non riguarda solo il Sud, può riguardare anche altre città dello Stivale, abbiamo visto delle condizioni più difficili rispetto ad altre. Ad esempio, come esempio virtuoso assolutamente quello di Roma, in cui si è creato un clima se vogliamo semplice per consentire comunque a delle multinazionali di investire. Assolutamente nei nostri piani c'è l'espansione su tutta la penisola, ovviamente tenendo in considerazione quelle che sono le regole alle quali dovremo sottoporci in un determinato mercato. Benissimo, grazie. Ultima domanda per Giulio. Ci dicevi prima che siete partiti con il servizio di monopattini sharing a Rimini e a Pesaro. Sono state le prime città in Italia ad accogliere questo servizio, questo tipo di servizio. Progetti per sviluppare servizi in piccole città, quindi non solo Milano, Roma, Torino, ma anche insomma città più piccole? Sì. Dovete considerare appunto che questo servizio si basa interamente sul pagamento degli utenti e non riceve alcun fondo pubblico. E quindi noi per scegliere di andare in una città dobbiamo per forza basarci su quelle che sono le condizioni di poter rendere questo servizio autonomamente sostenibile. È per questo che più una città è piccola, più le condizioni con le quali la manifestazione di interesse viene definita sono importanti per noi. Faccio l'esempio, nel caso di Pesaro hanno deciso di consentire l'accesso a un solo operatore, nel caso di Rimini a soli due operatori. Se queste città avessero deciso di mettere 3, 4, 5 operatori, ma anche due nel caso di Pesaro, la situazione sarebbe stata molto diversa e trovare la giusta sostenibilità sarebbe stato molto più difficile. Dunque, se in futuro vorremo far sì che questo servizio diventi diffuso nelle città, innanzitutto purtroppo troppa competizione è difficile, o se i comuni vogliono favorire una competizione deve esserci per forza un sussidio, un sostegno economico che possa far sì che noi compensiamo la nostra presenza e le esternalità positive da noi prodotte anche per questi comuni, perché altrimenti, non essendoci un'adeguata densità di popolazione e in certi casi anche di capacità di spesa, il servizio non potrebbe sorreggersi. E noi che conosciamo bene lo sharing non vogliamo fare come operatori specie del bike sharing che in passato hanno inondato le città di bici che sono state vandalizzate, abbandonate in fiumi, spiagge. È qualcosa che non vogliamo replicare perché ne verrebbe lesa l'immagine di tutto il settore. E quindi ciò che diciamo è: siamo ritenuti anche servizio pubblico? Ok, allora metteteci in condizione di farlo.
e forse la micromobilità in certi casi può essere un servizio molto più efficiente nelle città medio-piccole dello stesso trasporto pubblico, perché io che vengo da una città di provincia di una circa 50.000 abitanti continuo a vedere gli autobus vuoti. Allora mi dico, visto che il servizio è quasi completamente sussidiato, se sia lì che convenga concentrare tutte le risorse per offrire il miglior servizio possibile ai cittadini. E quindi noi possiamo essere degli alleati dei comuni, è un settore nuovo, c'è una sperimentazione in atto, ma appunto siamo a disposizione per trovare le forme migliori anche per rendere scalabile questo servizio e far sì che la micromobilità diventi qualcosa di universale per i cittadini, specie in Italia. Giustissimo, grazie Giulio. Ora ci piacerebbe parlare un po' di quello che è successo durante la fase di emergenza Covid, dove tutta la mobilità condivisa si è praticamente bloccata per 40 giorni abbondanti. Noi dall'indagine che abbiamo fatto con l'osservatorio è comunque sia emerso che i cittadini preferirebbero, durante la fase post-Covid, preferirebbero spostarsi con veicoli individuali, soprattutto preferiscono utilizzare monopattini in sharing o biciclette in sharing rispetto al trasporto pubblico. Dall'altro lato abbiamo notato che questa emergenza ha bloccato un settore importante, penso anche per voi, che è il settore del turismo, dove sicuramente molti dei vostri utenti sono dei turisti. Quindi noi ci chiediamo che impatto, questo lo chiedo a Alessio Di Laim, quanto ha impattato la mancanza del settore turistico sul vostro servizio, nel vostro modello di business, cioè nel vostro business e se qual è l'utente quindi che avevate prima dell'emergenza Covid e come è cambiato nell'emergenza post-Covid e soprattutto se questo aumento di utilizzo dei monopattini sharing nella fase post-Covid ha colmato l'assenza del settore turismo. Sì, allora, il Covid chiaramente per chi come noi fondamentalmente offre un servizio per portare in giro persone è stata indubbiamente una sfida molto grande. Noi siamo dai 120 mercati a cui facevo riferimento prima, siamo rimasti aperti solamente in due in Corea. Rispetto alla domanda specifica, quello che in realtà noi vogliamo fare, la nostra mission è sostanzialmente questa, è quella di intercettare i cosiddetti commuter, cioè cittadini che utilizzano i nostri servizi su base quantomeno settimanale, se non addirittura quotidiana, per spostarsi comodamente in sicurezza da un punto A a un punto B. Alla luce di questo è vero che ci sono, penso ad esempio a città come Rimini, dove ovviamente facciamo molto affidamento ai turisti, però vedendo anche i dati di Roma, dove comunque al momento non ci sono turisti, quantomeno sicuramente non internazionali, vediamo che la domanda dei cittadini nella cosiddetta fase post-Covid assolutamente compensa quello che poteva essere un eventuale impatto del turismo. E quello che stiamo vedendo, ed è secondo me la più grande differenza rispetto alla fase antecedente al Covid, è che i viaggi durano di più, cioè le persone utilizzano i nostri mezzi per più tempo. Questo perché? Perché sta avvenendo un po' meno quella che chiamavamo la cosiddetta intermodalità, cioè prendere un monopattino insieme a un mezzo pubblico. Ora magari i cittadini preferiscono utilizzare solamente il monopattino per svolgere un determinato spostamento. E questo è fondamentale perché? Perché se tutti si tornasse all'auto privata si rischierebbe quello che in gergo americano viene chiamato Carmageddon, cioè un ritorno massivo all'auto privata porterebbe un nuovo aumento, diciamo a invertire un trend positivo che si stava iniziando a vedere nella fase pre-Covid. Di certo questa è una cosa che il nostro pianeta non, e le nostre città, che come diceva Andrea prima, anche, soprattutto quelle italiane, non sono costruite per le macchine, non ci possiamo permettere. Benissimo, parlavi di multimodalità, voi spesso ho sentito vostre affermazioni dove proprio cercate di promuovere la multimodalità sostenibile, ce la spieghi meglio?
Sì, assolutamente sì. Cerchiamo di promuoverla, cerchiamo di avere e fare azioni concrete in merito. Per questo abbiamo acquisito recentemente il famoso brand di biciclette rosse di Jump, che andranno a affiancarsi alla nostra flotta dei monopattini. Perché abbiamo fatto questa cosa? Noi in realtà nasciamo come un operatore di bike sharing. Nel 2017 all'inizio abbiamo iniziato con le biciclette per poi spingere maggiormente sui monopattini. Quello di cui ci siamo resi conto è che vogliamo offrire sempre più alternative per i cittadini che ci usano, e Jump in questo rappresentava l'opzione migliore, avendo una bicicletta che credo chiunque l'abbia provata qui a Roma l'abbia trovata particolarmente divertente, comoda e sicura. E la multimodalità è fondamentale, perché attraverso questa garantiamo una possibilità di scelta maggiore, intercettiamo tutta, mi viene da dire, la popolazione, no? Alcune volte molte delle accuse, secondo me anche infondate, che venivano fatte ai monopattini, che intercettano solo una determinata fascia di età, se non arrivare a cose ancora meno vere, come è solo un gioco e non un mezzo di spostamento. Ecco, con l'offerta anche della bicicletta vogliamo andare ad abbracciare tutta la popolazione per proporre una mobilità sostenibile e in condivisione. Benissimo, grazie. Un'altra curiosità, Alessio, avete introdotto il Lime Pass. Ci puoi raccontare che cos'è e qual è stata la risposta da parte dei vostri utenti? Sì, assolutamente. Il Lime Pass per noi è un cambiamento culturale molto molto grande, proprio di cultura aziendale. Il Lime Pass sono di forme diverse di abbonamento, che vanno da un abbonamento giornaliero, un abbonamento settimanale, diversi abbonamenti mensili e un abbonamento trimestrale. Questo l'abbiamo fatto, abbiamo sviluppato questi prodotti proprio per rispondere all'emergenza Covid. Ci siamo resi conto che i nostri mezzi sono usati in maniera molto più lunga, se vogliamo, costante rispetto a prima, e quello che vogliamo fare è rendere i nostri prodotti sempre più accessibili, a maggior ragione per chi ci usa o vuole usare su base quotidiana o settimanale. Da questo deriva l'esigenza del Lime Pass. Mi sono perso la seconda domanda. Sempre relativa alla che risposta avete avuto da parte dei vostri utenti? Ottima, e devo dire che la risposta che abbiamo in Italia è circa 2 o 3 volte superiore rispetto a quella che abbiamo avuto in altri paesi lanciando lo stesso prodotto, e questo a conferma di quanto si diceva prima, cioè in Italia c'è una grande voglia di micromobilità, perché le persone si stanno rendendo conto sempre di più che spostarsi con questi mezzi è utile, è comodo e sempre più economico, perché d'altronde tutte le aziende qui rappresentate, noi siamo solo incentivati ad avere più viaggi per cercare di abbassare le tariffe quanto più possibile, e con il Lime Pass è esattamente quello che stiamo provando a fare. Ci sono anche dei Lime Pass aziendali? Ci stiamo lavorando, assolutamente, è un settore che stiamo considerando sempre di più per delle partnership B2B, in modo da poter offrire a determinate aziende che vengono in contatto con noi una scontistica, no? Così che anche le aziende, non solo noi, abbraccino completamente la mobilità sostenibile. Questo è un qualcosa che, per esempio, in paesi come la Francia è già piuttosto, piuttosto avviato. Sì, no, che tra l'altro è anche molto importante per il lavoro del mobility manager, quindi sicuramente può essere molto utile anche per loro. E mi voglio ricollegare, hai parlato delle percorrenze e della durata, diciamo, media della percorrenza, che in quest'ultimo periodo è aumentata, quindi volevo chiedere a Giulio di Bird che cosa ne pensa? Cioè, avete fatto delle analisi per verificare qual è la durata media della percorrenza di un singolo viaggio? Mi ricollego anche ad uno studio che abbiamo analizzato come osservatorio, uno studio di 6T, di un centro studi francese, dove appunto, che sul mercato francese ovviamente questo servizio è già avviato da tempo, quindi si sono potute fare molte analisi, dove si afferma che la percorrenza media di solito del cittadino è di 15 minuti, e dove l'ultimo, diciamo, che viene utilizzato questo servizio per percorrere l'ultimo miglio.
Quindi io mi chiedo, potrebbe questo servizio essere usato per una, non solo per l'ultimo miglio, ma per percorrenze più lunghe e per durate più lunghe rispetto a quelle, diciamo, risultate da questo studio, che sono più o meno di 12 minuti, 15 minuti su e 4 chilometri di media di percorrenza? Certo, chiaramente l'ultimo miglio è un concetto generale che non può rappresentare la totalità di quelli che sono gli spostamenti urbani, anzi noi proprio per questo parliamo degli spostamenti sotto i 3 chilometri. E secondo me noi possiamo menzionare specialmente gli un paragone simile agli spostamenti che oggi potrebbero avvenire in bicicletta, e anzi paradossalmente proprio per il fatto che i nostri sono monopattini elettrici, in questo senso possono essere competitivi e utili per quelle persone che oggi non userebbero la bicicletta per spostarsi, proprio perché anche penso in situazioni estive come adesso a Roma, le persone rischierebbero di trovarsi sudate e di doversi fare una doccia quando arrivata a destinazione. Questa cosa non sempre è possibile. Dipende qual è lo scopo per cui il mezzo viene usato. Se una persona lo volesse usare per tempo libero, può usare, noi aziende stiamo offrendo diverse possibilità di abbonamento per fare delle corse più lunghe, e soprattutto, ne parlavo prima, i nostri veicoli si stanno evolvendo e quindi si tratta di veicoli che sono molto più forti rispetto a quelli venduti normalmente sul mercato privato, proprio perché sono usati tanto tutti i giorni e devono resistere anche alle intemperie, quindi assolutamente c'è la possibilità di fare anche corse più lunghe. Questa chiaramente però è una decisione dall'utente, e in genere le persone preferiscono l'intermodalità, perché comunque fare corse più lunghe di 3 km è qualcosa che è possibile, ma che non sempre rispecchia le esigenze di comodità e funzionalità da parte dei cittadini. E le persone usano un servizio quando è comodo e va incontro alle loro esigenze, e noi vogliamo aiutarli a fare questo. Quant'è la percorrenza massima che posso realizzare con un veicolo di Bird? Allora, con i Bird 2 si parla di oltre 55 km, se non sbaglio. Quindi questo vuol dire che ipoteticamente con una ricarica piena io potrei fare 20 km ad andare e altri 20 km a tornare, se dovessi fare proprio una media del pollo. E quindi questa qua è un po' la ricarica sono aumentate. Il nostro Bird One aveva circa 40 km, proprio perché noi aziende stiamo investendo moltissimo sulla batteria, perché investire su una batteria efficiente significa investire meno sui costi di ricarica e quindi diminuire i costi operativi per noi aziende, rendere il servizio più sostenibile economicamente ma anche ambientalmente, perché vuol dire mandare meno persone in giro a ritirare i mezzi, e quindi questo per noi è fondamentale. I veicoli credo che andranno, secondo me da qui a 3 anni troveremo monopattini che avranno una capacità anche di 80-90 km. Quindi il vostro punto di forza è anche cambiare spesso il veicolo e cercare tecnologie sempre più performanti. Chiaramente non spesso, cambiarlo quando finisce il suo corso di vita. I veicoli privati, se usati come lo sharing, durano pochi mesi. Per questo lo sharing, sotto certi aspetti, anche offre delle garanzie di sicurezza maggiori rispetto ai veicoli che si possono comprare individualmente. Tuttavia, c'è un'evoluzione proprio nell'oggetto ingegneristico del monopattino a cui stiamo assistendo, un po' simile a quella che vedevamo con i cellulari. Adesso abbiamo gli iPhone, ma i monopattini che usavamo 2 anni fa stavano un po' ai Nokia. Adesso i monopattini ai Nokia che c'erano 20 anni fa, i monopattini che abbiamo adesso stanno un po' ai primi iPhone. Ne arriveranno di ancora più evoluti, di ancora più interessanti, ancora più intelligenti, ed è proprio lì la scommessa. È per questo che un settore che comunque adesso, se le cose non cambiassero, avessimo sempre questi mezzi, noi faremmo fatica a stare in piedi, e infatti stiamo in piedi anche perché godiamo di persone che hanno dato la fiducia e hanno scelto di scommettere sulle nostre aziende, proprio perché ne vedono una possibilità futura che è dettata sia da un maggiore uso degli utenti ma anche da un'evoluzione della tecnologia del veicolo che promette una sostenibilità maggiore. Ok, ma poi quando fate il cambio di flotta come li smaltite i vecchi veicoli? Cioè li rivendete, li rimettete a posto e li vendete ai privati, o invece recuperate, diciamo, i pezzi e li rigenerate? Cioè come... Certo, io posso parlare per me, poi sarebbe utile condividere anche qua un po' di esperienze. Nel nostro caso dipende dal singolo veicolo, ossia ci sono
dipende da quelle che sono le condizioni di sicurezza, quindi il veicolo viene analizzato. Se il veicolo è considerato ancora sicuro, utilizzabile, viene fatta una stima su quella che è una garanzia in caso di vendita sull'utilizzo e viene venduto. Se il veicolo non dovesse essere considerato per valutazioni di rischio, perché ci sono casi dove magari vengono dopo un certo utilizzo magari sono stati esposti all'acqua e il veicolo era difettoso, chiaramente si parla di anni passati, in tali casi si ritiene di riciclare tutte le parti del veicolo. Benissimo, grazie mille. Ho un'altra domanda per te, Giulio. Per i nuovi utenti di Bird avete inserito la modalità warm up. Che cos'è? Praticamente warm up è proprio tradotto in italiano è riscaldamento ed è una modalità pensata per dare più dimestichezza all'uso del monopattino agli utenti che lo utilizzano per la prima volta, perché proprio perché non sono dei giocattoli ma sono dei veicoli che possono raggiungere i 25 km orari, abbiamo bisogno di utenti responsabili che sappiano tenere il pieno controllo dei mezzi. Questo vuol dire che il veicolo comincia andando più lento con una velocità massima inferiore proprio perché le persone si abituino con l'uso e poi mano a mano che si sentono confidenti tornino alla modalità normale. Benissimo, molto, molto interessante. Senti, velocemente, ci dai qualche dato? Ci fai un primo bilancio del primo mese di Bird a Roma? Beh, è stato un ottimo mese e Roma è già entrata tra i nostri primi 10 mercati al mondo. Quindi proprio grazie a Roma adesso l'Italia è al centro dei pensieri di Bird e io vedo un potenziale di diventare uno dei primi mercati europei. Quindi assolutamente siamo molto soddisfatti, c'è molto utilizzo, specie nei fine settimana, specie anche la notte. E questo è correlato non solo col fatto che le persone vogliono utilizzare il monopattino per esplorare la città, ma uno dei successi del monopattino a Roma è anche dovuto purtroppo a quello che è uno dei problemi storici di Roma, ossia un trasporto pubblico capillare connesso, specie nel centro storico, che è difficilmente, per tante ragioni, è difficilmente collegabile, specie di sera ancora di più perché il servizio viene diminuito. Quindi assolutamente questa cosa aiuta le persone a muoversi anche più agevolmente, specie in una parte poco collegata come il centro storico. Quindi proprio in generale siamo molto soddisfatti e ci sembra che la città stia apprezzando questo servizio, a prescindere da alcuni problemi temporanei che ci sono sempre in ogni città dove il servizio viene avviato. Ma le persone magari vedono tanti monopattini in giro, ma se voi pensate a quante auto ci sono in giro, a quanti motorini ci sono in giro, ecco, è lì che dobbiamo capire qual è l'elefante nella stanza. E l'elefante nella stanza non è questo topolino elettrico che va in giro, nel nostro caso un uccellino, il bird, o un piccolo limone lime, o il dot, che non so che animale associarlo. Ma l'elefante nella stanza sono le auto, sono i motorini, ed è lì che bisogna concentrare l'attenzione pubblica, perché è quello che fa male alle città, che fa male alla sicurezza dei pedoni, perché un monopattino di per sé non ha mai ucciso nessuno. Ma cosa succede? Quando qualcuno che va su un monopattino muore perché un'auto o un camion lo investono. E quindi bisogna sempre ricordarsi chi mette davvero a rischio la vita degli altri. Chiaramente noi incentiviamo l'uso responsabile, ma bisogna sempre ricordarsi dov'è il vero pericolo. E non è nella novità, ma è in ciò che viviamo tutti i giorni. Certo. Prima Alessio diceva più o meno in un mese 50.000 utenti per Lime. Possiamo confermare lo stesso numero pure di Bird? Guarda, dai, non mi ricordo sinceramente il numero preciso, però si tratta anche noi di decine di migliaia di utenti. Purtroppo, guarda, non me lo ricordo, quindi non voglio dare dati su cui non posso confermarti al volo, però assolutamente okay. I numeri sono buoni. Benissimo, poi tanto questi dati voi li darete all'osservatorio, no? Perché noi li pubblicheremo a breve sul sito Les Cars, giusto? O li avete già dati? Ma noi abbiamo già mandato tutti i dati all'osservatorio e poi concorderemo i prossimi. Perfetto. Ok, passiamo un attimo ora con Andrea di Dot. Allora, Andrea, avete inserito una tecnologia molto interessante che permette di monitorare i vostri veicoli 24 ore su 24. Oltre a spiegarci questa tecnologia, come funziona e quali sono gli obiettivi di questa tecnologia, ci puoi anche dire, questa è una curiosità anche mia, se riuscite a monitorare questi veicoli, diciamo il posizionamento di questi veicoli, quindi se sono ben posizionati sul loro cavalletto, se invece sono posizionati in maniera
non adatta, ovvero che si trovano per esempio per terra o addosso a un muro. Quindi ci spieghi un attimo come funziona questa tecnologia e quali benefici vi sta dando? Assolutamente sì, come dicevo proprio all'inizio, noi da subito abbiamo sviluppato dei mezzi internamente. Il cuore di tutto è stato l'IoT, quindi la scatoletta con GPS, con la scheda di rete e con il software che serve proprio per controllare tutto quello che succede al veicolo. Diciamo sia la batteria, il cuore, e è quello dove tutti stanno cercando di allenarsi e migliorarne le performance. Il cervello è proprio la scatoletta dell'IoT. E il firmware è il software che lo controlla. Noi abbiamo sviluppato un IoT in particolare con un giroscopio a 6 assi, in sostanza noi riusciamo a vedere dove si sta spostando lungo sei assi di cartesiani, quindi riusciamo a capire in questo modo se è disteso, se è verticale, se si sta muovendo o se è fermo. Questo è fondamentale, l'abbiamo voluto sviluppare dall'inizio a costo magari di perdere 1, 2, 3 mesi in più rispetto a una partenza scattante, proprio perché l'asset è fondamentale per questo tipo di aziende. L'abbiamo imparato un po' guardando il bike sharing. Bike sharing ha sacrificato tantissime biciclette proprio perché non riusciva a gestirle. Quello che abbiamo fatto come DOT, come team fondatore e i due founder in primis, è stato quello di fissare il problema, trovare la soluzione ed implementarla. Noi in aggiunta abbiamo anche una squadra di operatori sempre attiva tutto il giorno, tutti i giorni, ovviamente non gli stessi ma ruotano perché sono su turni, sennò starebbero abbastanza stanchi, ma scherzi a parte, queste due cose assieme riescono a permetterci un controllo continuo di quella che è la flotta, anche nel caso di tentativi di privatizzazione, quindi monopattino lasciato in strada può essere soggetto di tentativi di furto. Ovviamente non appena il nostro sensore rileva uno spostamento, viene lanciato un segnale e la nostra squadra di emergenza lo insegue, lo recupera, e questo ci permette proprio di garantire una durata estrema di quello che è il monopattino. Per la domanda che facevi prima, per spiegare quanto questo sistema è efficiente, noi non abbiamo ancora svecchiato la flotta, noi abbiamo introdotto nuovi mezzi sempre più innovativi, però quelli con cui siamo partiti vengono costantemente riparati, sono costantemente operativi. Questo per dire quanto la progettualità di lungo termine permette una durabilità dell'hardware e permette quindi di far contenti non solo gli investitori che ci hanno messo i soldi per iniziare, ma anche proprio la gestione, noi che gestiamo le operations. Benissimo, siete gli artigiani della micromobilità praticamente, no? Fate tutto in casa perfettamente con la massima qualità. Sì, come dicevo, questo magari sacrifica un po' una crescita super rapida, però alla fine è un'azienda che si basa su un asset, necessita di tempi lunghi per maturare. Coca-Cola il primo anno ha venduto 12 bottiglie e adesso ne vende qualcuno in più. Dipende da che tipo di modello di business si vuole intraprendere. Noi abbiamo voluto prendere quel tipo di business lì. Amazon stessa è partita vendendo libri e dopo 10 anni ha avuto la consacrazione. Benissimo. E invece a Milano ho visto che avete introdotto lo smart parking. Esatto, questa è una tecnologia che è permessa dal controllo completo del firmware. Quindi Milano, così come Parigi, hanno richiesto una gestione molto molto attenta del parcheggio, quindi punti in cui è possibile parcheggiare il monopattino, mentre al di fuori di questo punto non è possibile. Grazie al nostro GPS abbiamo identificato quindi una serie di postazioni che sono poi le rastelliere che ha identificato il comune di Milano, e noi permettiamo il parcheggio dei monopattini solo in queste aree o in prossimità delle stesse. Abbiamo poi un sistema che abbiamo elaborato a gradini, lo chiamo io, per preservare il più possibile l'esperienza utente. Quindi da un lato all'utente viene da subito detto che si è in una zona in cui è necessario trovare un parcheggio idoneo per poter parcheggiare, mostrando anche le varie P sulla mappa. L'utente poi ha la possibilità di parcheggiare esattamente dove c'è la P, considerando il fatto che in presenza di alti edifici sappiamo che il GPS non è preciso, diamo anche un range entro cui è comunque possibile parcheggiare con una fotografia che viene poi controllata da più nostro
più nostri addetti in realtà del customer support. In assenza invece di imprecisioni GPS, la chiusura è proprio veloce, agile e si arriva direttamente a terminare la corsa. Questo sistema è un sistema che è stato possibile da implementare in sia Parigi che Milano, dicevo, grazie al fatto che la densità di punti di parcheggio è sufficientemente ampia. Ovviamente richiede una serie di infrastrutture e di investimenti da parte della città prima di poter essere parcheggiato, perché se non ci sono le infrastrutture, dare questo tipo di obbligo di parcheggio lascia un po' il tempo che trova, perché un punto vale l'altro alla fine se non c'è una rastelliera. Benissimo, e quindi ricollegandomi a quello che hai detto, sappiamo che i modelli adottati dalle diverse città per avviare questo tipo di servizio non sono sempre uguali. Secondo DOT, qual è il modello più adatto, anche pensando e riferendosi ai modelli adottati dalle altre città europee? Sì, i vari modelli sono i più ampi, cioè si va da una liberalizzazione completa fino a una chiusura, diciamo, isolato per isolato, con cap di veicoli isolato per isolato, come ha fatto Madrid. Quindi nel mezzo c'è veramente tutto. Quello che posso dire io come approccio che reputo il migliore è un approccio un po' alla Adam Smith, diciamo. Quindi la pubblica amministrazione ha le leve di controllo, è nella sala di controllo e ha la possibilità di indirizzare un business, comunque le attività che operano nel proprio territorio, in un verso o nell'altro, nel senso nel bene e nel male. Un non controllo lascia tutta la responsabilità alle aziende, quindi basta che ce ne sia una che non si comporta bene e questa fa da, come dire, aprifila verso la deriva. Viceversa, un minimo di regolamentazione secondo me ci va, tuttavia troppo stringente vuol dire impedire alle aziende di fare business e quindi porta le aziende al fallimento, e quindi un altro tipo di deriva che non si vuole, perché comunque è un non servizio o un'opportunità mancata. Quella che ritengo essere la soluzione migliore, secondo me, è approntare delle procedure di bando, di manifestazioni di interesse, in realtà vengono chiamate, con un numero comunque non infinito di operatori, un comunque limitato, con una flotta, privilegiando quindi la numerosità della flotta piuttosto che la dispersione della stessa flotta tra vari operatori, per fare in modo tale che comunque si riescano a costruire degli effetti scala. Consideriamo che se il comune decide che nel proprio territorio ci stanno 5.000 veicoli, è meglio avere meno operatori con più densità piuttosto che troppi operatori con meno densità, perché nessuno andrà mai a scaricarsi 10 applicazioni, perché comunque non troverà abbastanza veicoli. Quindi si introduce un secondo grande tema, che è quello della selezione, perché se si limita il numero di operatori bisogna capire come farlo. E la selezione è banale, però va fatta secondo me su criteri legati alla qualità del veicolo, alla qualità del servizio, alla preparazione che ha l'azienda, che ha già dimostrato in altre città. Ormai siamo un po' storicizzati, quindi si intravede chi opera in un certo modo e chi no. E infine tutto il livello relativo alla sicurezza, alla manutenzione, che di fatto possono costituire l'altro grosso problema per un'amministrazione comunale. Cioè, se un'amministrazione comunale non fa questo tipo di filtro, rischia di generare possibili problemi a livello proprio dei cittadini. Quindi secondo me la selezione va sicuramente fatta a tutela dei cittadini, ma anche a tutela di quelle aziende che comunque si comportano in un certo modo. È molto più semplice farla prima la selezione che lasciare che avvenga naturalmente, perché se avviene naturalmente c'è molta più dispersione e si è molto meno incentivati a affinare il servizio nei confronti di un miglioramento della qualità della sicurezza. Questo è la mia opinione, basandomi sulle esperienze che ho visto in Italia, ma anche al resto d'Europa. Grazie, sei stato chiarissimo. Hai citato il tema sicurezza, che è un tema che è stato ripreso più volte dalla stampa. Quindi vorrei chiedere ad uno di voi se potete fare, mi sembra opportuno utilizzare questo spazio anche un po' per sensibilizzare i nostri spettatori e soprattutto gli utenti dei monopattini sharing. Quindi un minuto di spot per spiegare come utilizzare in maniera sicura i veicoli, i monopattini sharing.
chi dei tre, Andrea, non magari so se lo faccio io avendolo introdotto, sì. Sì, prego. Più volte è stato detto durante questi minuti che il monopattino è un veicolo e non un gioco. Ora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che apre tantissime potenzialità, apre tantissime possibilità, e il non avere turisti quest'anno è la cartina di tornasole. Cioè, se sta andando così bene senza turisti, vuol dire che non è un gioco. Vuol dire che c'è gente che lo usa per davvero e che quindi ha necessità di avere delle tutele. Le tutele derivano da ambienti protetti, quindi da un'infrastrutturazione, piste ciclabili e via dicendo. Milano, Roma sono due, e Torino, cioè tante città stanno aprendo a fare questo tipo di opere, ma vuol dire anche approntare una serie di attività informative per quanto riguarda poi la sicurezza. Cioè la sicurezza deriva da tutti gli altri utenti e non utenti. Quindi il monopattino è sicuramente un veicolo che va usato, però nel modo giusto. Le regole sono poche, sono semplici, quindi non si va in due, non si va sui marciapiedi, e si dà la precedenza sulle strisce pedonali e si cerca comunque di mantenere il lato destro della strada. Non è un gioco e quindi va usato proprio per spostarsi come un veicolo. Il casco? Il casco è obbligatorio solo se si è sotto i 18 anni. Quello che io posso consigliare, perché è un consiglio mio, è comunque di utilizzarlo. Io lo porto quasi sempre con me, ovviamente. Se so di fare un tragitto in monopattino, lo porto con me sempre, perché ritengo che sia una precauzione in più. Ripeto, dal punto di vista normativo non è richiesto, però dal punto di vista della sicurezza personale e del buon senso è sempre meglio avere tutte le precauzioni del caso. Mi ricordavo che Lime invece lo forniva proprio il casco. O forse non lo fornisce più? No, noi non è che lo si trova attaccato al monopattino, però noi organizziamo diversi eventi di sensibilizzazione in molte città nel mondo in cui regaliamo i caschi ai nostri utenti. Io mi associo a quello che diceva Andrea, è sicuramente una precauzione in più, così come può essere con la bicicletta. D'altronde i due mezzi sono totalmente equiparati ora dal punto di vista normativo, sempre bene consigliabile utilizzarlo, e quindi benissimo, sì, chiaro. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per il tempo che avete dedicato. Valeria, potrei ritirare un messaggio? Sì, che il casco contro le automobili purtroppo basta poco, e che quindi noi possiamo fare tutte le attività educative, la responsabilizzazione, ma senza un impegno coraggioso delle città a favore di infrastrutture diverse che rendano non solo andare in monopattino più sicuro, ma anche la percezione del mezzo più sicura, è fondamentale. È fondamentale per noi, perché chiaramente gli utenti aumentano solo se si sentono sicuri ad andare, ma è fondamentale soprattutto per prevenire rischi stradali. E molte città adesso lo stanno facendo. Il Covid non è solo il rischio, il rischio ci sarà sempre. E quindi questa cosa è una cosa che, come sharing mobility, dobbiamo continuare a ripetere per far capire dove sta il rischio vero. Certo, sono d'accordo con te. Grazie di aver integrato. Va bene, ragazzi, come vi dicevo, io vi ringrazio tantissimo. A questo punto possiamo cogliere l'occasione anche per dare pubblicità al prossimo evento di lescarze.it. Se la regia ci manda il save the date, riusciamo ad annunciare il prossimo evento. Il prossimo evento parleremo di stop and go tra emergenza e nuova normalità con il comune di Bologna, e quindi capiremo come i cittadini di Bologna si sono mossi durante l'emergenza Covid. Questo avverrà il 3 luglio alle 15 e sarà un'intervista a Carlini del comune di Bologna, l'ingegner Carlini del comune di Bologna. Vi ringrazio, ragazzi, ci vediamo spero prestissimo, e in bocca al lupo per questo momento intenso anche per voi. Crepi il lupo. Crepi il lupo. Grazie a voi. Grazie, ciao, a presto.